Chico, allora, basta rifiutare le skin che io metto per te. Sono belle e sono dei regali. Io sono una bellissima signora. Sì, e appunto, togliti quel teschio dalla faccia. Con la maschera, no, voglio la maschera. Senti, togliti, inforco, Chico, no, dai. Perché c'è un forcone? No. Perché non è credibile. Allora, dai, ti devo spiegare, il griff di oggi è anche complicato. C'è una tipa che crede di essere me e addirittura io sono una roba terribile, peggio della tua. Quindi togliti il coso, veloce. Non sei peggio di me. Ma vai via, tu pezzo basta. Oh, che fastidio questo. Mamma mia. Allora, Chico, oggi siamo nel mondo di una certa Chica Lion, che fino a poco fa ci stava anche scrutando da vicino. Guarda, eccola lì, a destra. La vedi? Fa vedere un po'. Sì, guarda, no, e io vedo la vedo, la vedo, la vedo, ma la vedo, sei guarda. Tu. Sono io, però femminile. Quindi un'altra si ritorna con quelli che pensano di... Oh, aspetta, la vieni qui, no, vieni qui, che schifo. Che schifo, che schifo. Con sta skin poi faccio colpo. Sì, ma perché dovresti fare colpo su di me? Scusa, cos'era questa cosa? Guarda, che, è molto più bella di te, guarda. Grazie, potrebbe anche essere, ok? Potrebbe, ma detto da te fa male. Perché mi devi ferire, adesso? Non sto ferendo, sto dicendo la verità. Guarda, ascolta, che, ti inforcono proprio. Basta! No, no, scusa, no, è una scherza, scusa. Che non schifo, dico più niente. Mi dissocio. Anch'io. Se sono più bello io, cioè non come Shrek, terribile, ma come me stesso, di quella lì, mi raccomando, mettete nei commenti un bello like. Mi raccomando, conto di vederne moltissimi. Però perché ti chiami Anna Shrek? Perché quanto pare qui dentro tutti fingono di essere un po' noi. Quindi tu sei Cicetta, che sarebbe Cico femmina. E tra l'altro complimenti per l'aspetto, sei veramente come grazie ti aspettavo mille. Sono io così. Io invece sono Anna Shrek. Quindi sono... Questo lo riferirò all'interessata. Non è che sono io, non c'entro niente. Ciao schiavetto, non vorrai mica deludere la tua regina, vero? Bene, allora da bravo coltiva tutto il grano che ti ho dato e portamelo non appena puoi. Ti aspetto però una bella ricompensa, la tua reginetta bellissima. PS, mi raccomando, hai 24 ore altrimenti inizio a frustarti nelle celle. Bene, si inizia già male. Noi ovviamente non raccoglieremo più grano, ma anzi andiamo da lei. Lo raccoglio, dai, è pochino questo. Ce l'ho un po', ce l'ho. Ah vabbè, raccogliamo, dai, un pochetto. Infatti, c'è la ricompensa seria. Per dargli il regalo. Sì. Senti, perché ti stai eccitando così tanto del fatto che ci sia una che sembra me con la quale puoi avere una ricompensa? Guarda, non lo saprai finché non lo saprai. Non lo voglio sapere mai io, non lo voglio. Facciamogli un inchino. Salve, principessa Lion. Che bella la principessa Lion. Guarda, è vero, con quella gonna corta. Poi un po' sì o no. Ti stai godendo da solo, praticamente. Sì. Vabbè, io posso spizzarmi. Tu, a te non piace, vedi, tu non piaci, perché sei una schiava. Lavoro, Cicetta brutta. Schifo fai. Brutto. Lavoro da solo. Mi sta simpatica questa ragazza. Molto simpatica, sì. Allora, vediamo un po'. Io adesso devo un po' bidonarla, però, perché non voglio che mi porti a prendere la ricompensa. Ho preso il grano. Ecco qui, questo è il grano. Poi ho anche qualche patata, qualche carota. Dammelo tu, no, è arrabbiata. Lavoro però, è molto duro arrabbiata. Io, Anna Shrek. Che verso fa Shrek? Perché devo inventarmi qualche... Le cipolle. Non uscire se non hai finito o mi fai arrabbiare. Noi abbiamo finito, quindi possiamo uscire. O infilare della tua palude dopo. Aspetta, nuovo gioco, giro in barchetta con la regina. Un nuovo gioco, mi piace fare un gioco con me stesso. No, non giocare con te stesso, sì, fa male. A tutti gli schiavetti si diventa ciechi, ho sentito dire. Ma non è vero. Gli schiavetti del mio regno, da ora in poi voi stupidi potrete pagare ricchezze per farvi un giro in barca con la vostra reginetta. Dove portarmi ricchezze altrimenti mi fa perdere tempo. Bla 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 bla. Vi chiudo in cella, butto la chiave. È la schiavizzatrice. Questa vorrei non ci piace. Un giro con te. No, dai. Senti, tu torna a lavorare nel grano, per favore. Ma non mi piace. Ma 2 ore, basta. Pagherò 2 diamanti, penso sia ottimo. 2 diamanti sono tanti. Facciamo il giro? Oh yeah. Attenzione, a te vuole farlo, mi sa. Aspetta, però c'è il gatto reale nella barca. Vabbè, vado col gatto reale. E via! Che bello! Non state facendo niente. Andato in barca nel mare. Oh, ecco, no, che figata lì a fianco a te. Con i pesci, che bello. Io vi tiro i semi. Non mi sto divertendo molto. Infatti smettila di farlo. Va bene.
Lo faccio io al posto tuo, no, se no, vuoi. No, 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 tu non puoi. Ti hai insultato di brutto. No, perché io sono Anna Shrek, quindi è vero che sono un omino verde. Adesso però la lasciamo girare da sola mentre io vado avanti. Vieni con me anche tu, amico mio. Finalmente, sì, arrivo, eccomi qui. Entriamo a vedere qua dentro, sicuramente troveremo bombazze. Torre di difesa del castello, custodita dal mio caro amico Alfiere l'arciere. Ah, non vedo l'ora. L'arciere lo voglio conoscere, Alfiere l'arciere. Sì, io. Regali della regina per il guardiano. Ma quanta roba gli regala il guardiano? Tutto ma per lui. È ricchissimo. Arciere delle balle questo qui, altro che Alfiere l'arciere. E qua? Alfi. Ah. Ma è caro sensuale, Alfi. Mi sento davvero al sicuro e protetta con te. Fai da guardia al mio castello, cuore e cuore. Quando vuoi, puoi tornare in camera mia, che ti pago. No, no, dai, così no, però. Ti pago come a dovere per il tuo lavoro. A presto, la tua reginetta. PS, se vedi qualcosa di strano, lasciami un messaggio sul telefonino. Addirittura Alfiere l'arciere. Ma c'è il numero. Al numero di Lion Femmina, ma questa è una cosa. Quindi è proprio uno che esiste. C'è uno qui fa la guardia tutto il giorno. Di brutto, guarda che scale strane che ha Alfiere l'arciere lì, Alfi. È si un vede fungo. Che è agile, è di brutto. E certo, deve fare l'arciere. Accesso torre di guardia. Sicuro. Non sbirciate in giro, vi metto al gabbio. No, quella lì è tutta arrabbiata. Però mi piace. Non voglio finire al gabbio, uomo. No, neanche io, vieni. Ecco Alfiere. Ma. Ah, no, ma non è uno vero. Ma guarda che cappello è. Scusa, ma cos'è? Come ha dato il suo numero di telefono a un villager? Spiegami. Ma come ha fatto a mettergli il cappello? Non lo so. Cioè, che figata. Farà un lavoro perché fa l'arciere, veramente, capito? È per quello che ha il... No, ma adesso stai zitto, brutto nudista. Perché dobbiamo continuare. Letto di Alfi, guarda qui, e questo che cos'è? Letto della reginetta, lo sapevo io. Un porcaio c'è qui in giro, cico. Che schifo. E guarda, ma c'è qui anche la freccia sua punta sul muro. No, no, non voglio guardare. Questo è il balestrone potente di Alfiere l'arciere, eh. E la freccia. Oh, ce l'ho sparato? Davvero? Ti giuro, sei del rumore di una freccia. Secondo me sei scemo. No, ma no, Alfiere l'arciere. Non lo so se ero io, no, ma va bene lo stesso. Adesso però non abbiamo tempo da perdere qui nella stana di Alfiere l'arciere. Aspetta, Lion, sali qui su. Ho visto una roba interessante, penso. Dove? È quella lì, c'è qualcuno di vivo? Vedo una prigione. Potrebbe essere un posto di sensualità a corte. Vedo anche no, un letto. Secondo me ci mette a noi, secondo me lì. E lei ci sta vedendo che stiamo. Mi sa che ci ha spizzato, no, che stavamo qua. No, 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 lui voleva vedere. Scendiamo, scendiamo, che qui dentro c'è Alfiere l'arciere. Non potremo mai noi entrare a fare le porcate con lui. No, qui fuori, no, non uscire qua fuori. Ormai ci tocca. Avremo la punizione. Non ave- vedi, no, sei arrabbiata. Sei arrabbiata. Scusa. No, la distraggo io. Puniscici. No, no, vieni qui. No, accetta la punizione. Frustate, mi ha dato le frustate. Sì. Che bello, Laiona. Dammene. No, esagerazione. Basta, non va bene, basta. Mi dissocio. Puoi portarci nel posto dove porti Alfiere l'arciere di amore? No, no, devi dirgli. No, beh, infatti, io no, ci metti in catapuglia, ti mette, no. Vabbè, ma io ci voglio andare lì a fare le porcate come l'Alfiere l'arciere. Cioè, questo è Cica Lion. Casa del mio schiavetto personale. Non entrare, diventerai fallito anche te. No, ci porta nel posto brutto. Nella... lo sapevo io. Vabbè, ma però magari sopra c'è qualcosa di bello, no? Ma aspetta, ma non è che questo sei bomba. Tu? Che no. Schifo di casa che hai, ti stai insultando, mi sa che sei tu. Ah. Magari sei tu però, anche può essere. No, io non sono, Anna Shrek, non io. No, no, sei tu, letto del mio schiavetto personale. Sei il mio schiavetto, supplica la tua regina. No, sei ma tu, è bruttissimo. Sei tu palesemente. Ama la tu. Tua reginetta, tesorino mio, però attenzione, attenzione, guadagno punti. No, no guarda, si è confusa, prima no, metterlo no, ad no, Alfi. C'è scritto sì. Tesorino mio, l'ho letto io, è pieno di cacca qui, che schifo, che cacca schifo, di pecora. Tesoro no. Mio sei tu, vedi, sì, sei tu. Dai, tutta di pecora, che schifo, tapalline pure. Però, nella cacca c'è un libro bello, c'è scritto tesoro mio. Profuma quella, a differenza della cacca. Ciao mio tesoruccio, come stai? Spero male, ma come, ma tesoruccio spero male, mi sa che è sarcastico. Sì. Sono rimasto male, ho sofferto un pochino. Vabbè. Spero male. Comunque mi sono presa la libertà di prendermi tutti i tuoi averi di nuovo. E ti ho lasciato un regalino, credo la cacca della pecora. Ma tanto tu sai che la tua reginetta ti ama, no?
ok? Non è vero, non ti do, cioè non ti amo per niente. A presto, stupidello, la tua bellissima reginetta. Allora, devo ammettere, effettivamente anche io ho un modo un po' brutale di dimostrare amore. Cioè, io ti tratto sempre e ti dico che fai schifo. No, però in realtà ti voglio bene. Quindi... non è vero affatto. Cosa, che ti tratto male o che ti voglio bene? E mi vuoi bene? Ma di brutto, ma scherzi, ma siamo best friend forever. Però, ah, sì, spesso e volentieri ti strofino le palle in testa. Ma quello è un gesto di affetto. Di amicizia, capito? Esatto. Di amicizia. Quindi, come funziona? Avevo questa amicizia che io praticamente parto da lontano, prendo anche un po' di rincorsa, faccio così e ti do anche un pugno. Io la schivo, io vorrei schivarla. E non fatto. La schivi mai, cioè la prendi sempre. Però, perché è veloce. Però sembra che sia un gesto di un po' brutale, ma in realtà è amore. Però a te adesso devi stare attento, perché lei vuole fare una brutalità con te. Ha scritto: no, Screk, ti metto il pistone, ha detto. Quindi devi stare attento. No, sì, il pistone, sì, sì. No, che brutta cosa. Va bene, se proprio mi tocca, che cosa devo fare? Posso mica rifiutarmi continuamente? Ma ti sta piacendo? No? Castello Reale, entrare solo con il permesso della bellissima principessa. Quindi possiamo entrare. La prima la sega, ok? Ah, mi piace. No, 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 in che senso? No, ma segaria qui? Reale. Ah, la segaria, mannaggia. Benvenuto nella mia segaria. Qua solo i miglio falegnami nel regno possono entrare e usufruire. Costo: stack di legno 1, diamante. Sega 12. No, che schifo. Che altro? Chiedere in privato e fornisco. Ma cosa? Dico, leggi tutto, io tutto sono curioso. Tutto quello che vi serve. Non stare qua dentro se non utilizzate la segheria, altrimenti vi ammazzo. Ok. Vabbè. Io sono segheria. No, come si dice? Come si chiama quello che lavora? Guarda, non la segheria? Lo so, però se non la smetti di borbottare dal Guatemala, ti giuro, no, che va, scusami, a finire palle in faccia, va bene? Volevo andare nella segheria io. Vabbè, andiamo nella segheria. Sulle seghe, vai, vieni anche tu che ci divertiamo. Ma non è così, non pensavo fosse questo, non è bello. Certo che è bello, un divertimento pazzesco, io me la sto godendo proprio, guarda, eh. Non è vero! Come no? Guarda che bello! Wow! Sì, aia. No, muoio, no, è divertente, goditela. Ah, che goduria, sì, proprio, dico. Scrivigliela, bravo, di più. Che bello! Bene. Sì. Buono, super bello. Ok, Cicetta vuole stare un po' di più. Io no, vado, senti, resta no, qui tu, goditene un botto. Che schifo. Vai, no, apprezzane, io vado in giro. Che godoso, sì, dico. Sì, esatto. Qua ci sono le statue del cavaliere, difensore del castello, stupido servo, leccatore di pavimenti. Questo sei quello tu, sei eh? Tu? No, no, no. Un altro cavaliere stupido ma figo. Questo sono io. Questo non sono è vero, io. No, quello di è brutto. Alfi. No, sono io. Quello non è stupido, quello è figo e basta. Io sono stupido ma figo, secondo lei. In realtà, no, perché sono figo e basta. È proprio fighissimo, sì, al 100%. Ho trovato due cavalli e un libro. Quello è il primo cavallo che ho trovato, l'ho chiamato Corky. Ti ha visto! Perché mi piaceva molto il suono. Mi ha accompagnato, ti amo, cavallino, cocchi cocchi. Va bene. Vabbè, ma tanto tu la devi distrarre. Distraila bene. Ma basta! Qua le sto dicendo, sto dicendo troppo. Mi sto venendo. Continua. No. Godine. Ah, c'è un ne sotto. Godo. Ho trovato un sotto. Tutto. Questa parte sono lavori in corso. Stupidi schiavi non lavorano. Le bombe! Sono lì le bombe? E sto vedendo. Sono in cerca di casse. Tutti a ballare, c'è una discoteca privata. No. Disco voglio Reginetta. Voglio venire anch'io, però. Vabbè. No, devi restare lì. Godi di più. Non stai. Oh! Sto godendo più di così. Proprio così. Proprio. Ma vabbè, ma quanti versi devo fare? Scusa, mi Di limite. Di più. Oh. Agorg. Esatto. Aurg. Magazzino reale, ho trovato il magazzino reale. Qui è pieno. Ma non c'è niente. No, c'è porco. C'è povertà, Cico, non c'è nulla. No, è perché lei ruba le cose. Se le intasca lei, diventa in camera sua. Dici che c'ha un nascondiglio reale proprio in camera sua, privato? Perché sì, qui... Oh, estorciamo informazioni al posto di farmi godere di brutto 2 ore. Ti prego, fammi fare qualcos'altro. No, è divertente quando godus. Basta, io non mi diverto. Ma come no? Noi tutti, una meraviglia qui, eh. Noi ci stiamo divertendo tutti. Anch'io, tra sì. Tra l'altro, approfitto di questo momento che Cico sta godendo e divertendosi per darvi una cosa che vi può far felice anche a voi. E cioè... Attenzione! Queste magliette! Lionic! Guardate come sono belle! E sapete dove le trovate? Ce ne sono di tantissimi tipi! Le trovate tutte sul sito www.lionvgf.it. Le uniche magliette ufficiali. Mi raccomando, prendetene una. Vi arriva anche a casa un cartolino con la firma, che secondo me è una sciccheria in più che ci voleva. Mi raccomando, se vi fa piacere, sapete il sito, c'è anche in descrizione, quindi non ve lo potete missare. Stai ancora godussando tu? No, io sto pensando alle magliette. Sto godendo per le magliette. No, devi mi godere sono anche per i pistoni e le seghe. No, però, dai, sì, no, sei abbastanza brava, mi ha detto. Perché non ti stai impegnando? Dov'è l'impegno? Vabbè, voglio fare un altro gioco. Quello è.
Ah, allora conto con ancora. Lesse, però basta, ti prego, salvami. Segheria proprio. Buona. Senti, allora devi distrarla, perché io sto andando adesso al piano di sopra e magari c'è qualcosa di buono, ma capito? Ma perché io devo fare sempre così? Non posso lo so, andare a cercare? So. Eh no, perché poi ti ricordi quella volta che avevi trovato lo Strider e l'hai preso prima di me? E io mi sono arrabbiato. Perché mi ha fatto pena. Ecco, e lì hai sbagliato. Comunque qua ci sono degli studiosi di piselli. Studioso 1, studioso Eric e studioso Bisello. Studiate. Cosa hanno da dire? Oh, niente, un po'. Mi sa che lei li schiavizza. Vuole scoprire i suoi segreti. Aiutate i maghetti a trovare le pozioni di eterna giovinezza. Ciantate tutte le spade e le armature della vostra regina. Vi comando no! di studiare. Ma io la voglio la pozione dell'eterna giovinezza. Vedi i maghetti. Questi sono i letti degli studiosi. Belli. Però non è quello che ci serve. A noi serve bombe o lava. O bombe e lava anche. Sarebbe bello. I maghetti hanno le magie per fare le bombe, penso. Ho trovato un'altra stanza dove si fanno le porcate con gli schiavi. Posso andarci io lì? Voglio cambiare aria. Televisione, film in corso, super amore degli schiavi. Prossimo film, regina domina il suo regno di schiavetti. No, questa programmazione non mi sembra per niente appropriata. Perché non lo è, ecco perché. Ho trovato un passaggio segreto però, Sala no, XXX basta. Io mi sto offendendo, io non sto facendo non niente. Non ti piace qui. Più, eh? No, basta. Ma qui è peggio, Cico. Qua è molto voglio peggio. Voglio andare lì, almeno cambio aria. No, è peggio qui. E qua l'aria che tira non è per niente buona. È la sala delle odore torture. Odore c'è lì? Odore di rosa scacata e di pianta spinosa e di frusta per schiavi. Zitto e soffri. No, è terribile. Questa va. Qua bisogna proprio griffare duramente. Ti ma rendi proprio conto? Adesso proprio il torneo di TNT non deve essere solo quello. Deve essere peggio. La tua reginetta ti punirà a dovere. Non provare a lamentarti o ti banno direttamente. Fai il bravo e soffri in silenzio. Terribile questa cosa, Cico. È uno dei peggiori, Tefi, muoviti. Trova le TNT. Trova qualcosa per fare danno. Per forza. Prendi la rincorsa e lasciati scivolare. Oh no, è un pistone manuale. Che schifo. Ma scivolare in che senso? No. Addosso al pistone devi correre. Lì è la fine. Non puoi più scappare se ci vi hai attaccato, Però qui non mi pare di vedere bombazze, Cico. Niente di niente. Dobbiamo scoprire dove sono, perché ce li ha sicuramente. Poi c'è la mensa del castello. È piena di cibi. Cucina reale. In che piano sei? In che piano sei? Mela maledetta. Pane coltivato dallo schiavetto. Torta di mia nonna. Ti venga ad aiutare anch'io. Carne basta, di porco. Bistecca di schiavetto. No, vieni via se vuoi, ma guarda, ti dico. Ok, vengo da te, la distraggo. Cacchina calda, no, che schifo, la cacca calda, no. Non prenderla in mano quella. Babbia, via, bruttissimo. Però qui c'è una stanza bella particolare, ci sono delle pozioni come pulsantiera. Ciao, anch'io ho trovato questa stanza assurda. Letto del maghetto, pozione dell'eterna giovinezza. Ci sono davvero. Beviamola tutta. Ma perché vuole rimanere giovane, scusa? Cioè, io sono molto giovane e figo, non ho bisogno di restare giovane. Tutti sono vorrebbero rimanere giovani. Vero. Come stai, maghetto fighetto? L'ultima volta la reginetta ha chiesto le pozioni per farmi diventare più bella. Ovviamente sono già stupenda, ma non voglio diventare veccia. Aiuto. Poi diventerò tutta gobba e nessuno mi vorrà più. No! Ti prego, maghetto fighetto, fai queste pozioni per la tua regina. Amen. Ci sta, comunque ti ha insultato, non volevo dire, ti ha detto che diventerai gobbo. Ma qui cosa abbiamo? Un command block, my friend. Oh, questo qui è segreto, è del maghetto, non toccarlo. Ci serve un pulsante per attivarlo, se tanto mi dà tanto, l'eterna giovinezza è l'OP su Minecraft. Ce l'hai? Ma ce l'abbiamo, è qui il pulsante. C'ho la pietra, io c'ho la pietra, posso farlo? Ok, tieni, dammi, ecco qui, no. Vedi perché non ti porto da nessuna parte, lo vedi? Lo vedi? Sì, dai, l'ho trovato io quello, praticamente. Ok, ho premuto. Ma non so se ha fatto qualcosa, non so. Mi hai ciulato il pulsante un'altra volta? Sì, no, basta. No, io non ci voglio credere, cioè, ma allora sei idiota. Ma non lo voglio. Vedi, prova, fai qualche comando strano. Tipo? Prova a mettere in creative. Sì, però se ne accorge così. È vero, perché se io posso opparmi, sicuramente anche lei è già opata, sta porca. Senti, proviamo a fare un bel pallone di lava oggi sopra il castello. Che ne dici? Guarda, fermo, vado a prendere tutte le coordinate di brutto. Adesso, guarda, aspetta un attimo. Arrivo anch'io. Aspetta, sto provando a uscire da sta porca. No, non ho preso i pulsanti. Ok, prendiamo questa qui. Poi ne vado ci a prendere la quindicesima volta che sto aprendo sta porta di. Mamma mia, no, ma vieni, vieni. Ecco qua. Dio mio, una trappola letale era quella roba là. È il mio peggior nemico, Ma l'abbiamo scampata, tranquillo. C'era un cactus verde durissimo lì al muro. Meno male che l'abbiamo schivato. Non toccarlo, che schifo. L'abbiamo rischiato grosso lì, Senti, bravo, Dobbiamo farla in alto la palla di lava. Sono pronto, sono proprio il pronto. Allora, dammi e io provo se funziona. Allora,
Dimmi tu, un danno enorme. Dico. Allora, vai, coordinate per fare un bel pallone di lava sopra, eh. Vai 44? Pure. Sì. 110 facciamo, un po' in alto? Sì, sì, un bel po'. Ok, no, sì, 115? Sì. Va bene. Attaccato, 76. Va bene, stiamo dando i numeri, poi, giocateveli, eh. Quanto vuoi andare in alto? Metti tu. 180. E poi? 68, via, a posto. Lava. No, 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 fai il danno. No, è troppo. Però posso farlo, mi sa che abbiamo beccato. Se è puoi troppo farlo? Basta che faccio tipo un po' più mettiamo 140. No, ancora troppo. Ma quanto grande me le dai? Ma è bella grande. Facciamo meno lava allora. Tipo così. Ma ancora. Ma è troppo, ma troppo. Ma quanta ce n'è? Ma basta. Scusa, non dovrebbe essere così tanto. L'ha messo? No, Peppina, la Peppina. Guarda lì. Mamma mia. Ma guarda quanto è in alto. Aspetta che mo ci benzo mighe. Mo ci benza chi? Guarda che se ne accorta, mi sa, se ne accorta. Guarda bene. In alto sopra le nostre teste incredule. Incedule, quello che è, non importa. Ma guarda, è un sole intero. Sta calando la vendetta. Io sono Lion il vero, non Anna Shrek. E ti farò passare la voglia di schiavizzare con il mio aspetto. Digli anche tu, digli anche tu qualcosa, questo, buttaci in mezzo questo. Qualcosa, che sei tutto in mutande, bello porcone. Il pistone te lo do io adesso, se... Ecco qui che prendi il giusto il giusto ripagamento. La retribuzione giusta, se... Suca, e piangi il latte versato, anzi la lava. Però non quanto ci sta vuole adesso? Il suo tempo, ci vuole il suo tempo. Adesso manca poco, però guardalo, guardalo. Sai che posso fare, visto che sono oppato e lei non mi sta deoppando, posso fare così. Game rule, random tick speed 3000. Ho rotto tutto? Sta scendendo più velocemente? Aia. Sì, però mi sta pestando, uccidila, anche a me, uccidila. Anche a me. Bomba, tridente, rabomba. Sta andando? Sta per colare. Ah, sì, sì, ma è più lenta, mi pare. È più lenta di prima? Ah, no, 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 sta andando di brutto. Sta andando di no, sta andando a suo modo. Provo meno, ecco. No, 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 ecco, ecco, ecco. Sta andando. Guarda, guardala come sta andando di brutto. Sta andando di brutto, sta andando di brutto. Stai attento, Eccola. Ma lei non ci prova a stoppare tutto, no, non ci riesce proprio. Probabilmente, tanto anche se stoppa, poi una volta che riapre la situazione è di nuovo questa, non è che cambia niente. Oh, dai, guarda, sta per toccare, manca poco. Adesso si dispenderà tutta la lava. È vero, il castello è fatto di pietra, quindi non verrà completamente distrutto. Però penso che una decina di ore, probabilmente anche di più, per rimuovere tutta questa lava. No, 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 viene sommerso, non può farlo. Completamente, guarda, completamente. Guarda, guarda, ha toccato! Di brutto, guarda come si sta diffondendo tutto, addio, se lo sta proprio agglomerando. Tutto completamente, guarda, guarda, guarda. Bene! No, però, aspetta, ma la torre di Alfio, di Alfi! Vabbè, tanto la lava cola anche lì, Per beh, oggi però sì, noi dai, ci fermiamo. Ci vediamo questa sera in live alle ore 19 per altra giustizia da Anna Shrek. Mi raccomando, venite, altrimenti vi mangio come una cipolla. Link in descrizione, nel primo commento, Lion VGF Live, tutto attaccato. Per oggi è tutto, e da Lion e Cicina, out!